Eccoci amici, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. Finisce oggi questa campagna elettorale che è stata, come posso dire, breve ma abbastanza calda e per molti candidati una campagna esaltante. Devo dire che non ci sono stati, toni particolarmente accesi, se non in alcuni momenti, soprattutto quando ci sono stati gli incontri fra i vari deputati, fra i vari candidati, quando li hanno messi insieme è stato raro questo appuntamento, questa possibilità, però poi diciamo è stata una campagna elettorale interessante. I temi li abbiamo più volte esaminati, sono stati riportati da tutti i candidati più volte e non c'è dubbio che tutti vorremmo la trasparenza, quindi l'incorruttibilità dei candidati anche ad essere deputati, non solo presidenti della regione, poi le infrastrutture, l'economia, il lavoro, insomma sono tutte cose delle quali in verità abbiamo tanto bisogno. Un tema molto serio però è un po' quello dell'accoglienza e dell'immigrazione. Questo tema è stato affrontato da molti con con modi di vedere, punti di vista un po' diversi. Non c'è dubbio che l'accoglienza è essenziale per un paese come il nostro, che è stato un paese di emigrati, ora siamo diventati un paese di immigrati, ma dobbiamo dire che in certe occasioni è davvero difficile la convivenza. E però a questo punto dovremo fare qualcosa proprio per abituarci a questa convivenza e quindi a fare il discorso dell'integrazione. Fermo però restando che bisogna intervenire quando le cose non sono belle. Allora, oggi siamo tornati all'onore della cronaca dopo i fatti di due giorni fa, quando c'è stata la questione dei fitofarmaci, del biologico per finta, che chiaramente ci ha messo alla berlina. Perché noi che andiamo vantandoci di avere questa agricoltura di eccellenza ci siamo trovati invischiati in un trucchetto biologico falso, ma addirittura anche di false ricevute per il biologico. Quindi siamo caduti un po' come quando hanno pescato i forestali che davano fuoco, insomma, proprio con le mani nella marmellata. E oggi ritorniamo con un titolo molto forte, tratta delle persone, tratta umana, insomma queste cose certo non ci piacciono. Però considerando che viviamo in un ambiente così particolare e delicato, soprattutto per quanto riguarda gli sbarchi di migranti clandestini, come li volete chiamare voi, però non c'è dubbio che c'è qualcosa che non va. Già il sindaco di Pozzallo aveva denunciato un paio di tre settimane fa, chiamando e parlando con il ministro Minniti, che all'interno, fra coloro che sbarcano, probabilmente ci sono anche dei possibili terroristi. Poi, e qua si vede, ci sono anche degli interessi che vanno al di là della normale vivere in un territorio, dell'integrazione in un territorio. Hanno fermato a Gioia Tauro proprio oggi non so quanti chili di droga che dovevano servire a finanziare l'ISIS, e noi abbiamo anche visto che un certo tipo di lavoro serve proprio anche a finanziare certe attività che sono sia terroristiche che di guerra. Allora la polizia è intervenuta dopo aver ascoltato diverse intercettazioni e compagnia bella con due personaggi, i nomi inutile che ve li dico perché tanto non serve, uno è del Benin e l'altro della Nigeria. Sono gravemente indiziati di delitti di associazione finalizzata al traffico di esseri umani,
e anche associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e poi diventando una vera e propria tratta umana con l'aggravante della transnazionalità e di aver esposto a pericolo di vita e all'incolumità alcune persone trasportate, facendole imbarcare su natanti occupati da numerosi migranti privi di persone, privi di guida, e poi di aver portato persone, quindi di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale. Il secondo dei delitti di tratta di esseri umani è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anch'essi pluriaggravati. Quindi che vuol dire? Questa gente avrebbe fatto rischiare la vita alle persone che portavano da queste parti perché li imbarcavano in condizioni davvero disperate. Ma poi quelle persone che riuscivano a portare qua li rendevano in schiavitù per poi farli lavorare nel mondo della prostituzione o comunque nello sfruttamento sessuale. Queste persone sono state fermate già da qualche giorno, anche grazie ad alcune informazioni che venivano date, per esempio una cittadina nigeriana giovanissima riferiva tutti i dettagli del viaggio compiuto per raggiungere in Italia, dal suo reclutamento nel paese di origine alla sottoposizione addirittura a un rito magico esoterico con il quale si era impegnata a pagare la somma di 35.000 euro a colui che l'attendeva in Italia e alle cui dipendenze avrebbe lavorato. Questo era un soggetto indicato come fratello del pastore. Poi naturalmente dobbiamo dire che si opera queste cose in zone dove la cultura è un po' arretrata e quindi si fa facile preda su riti satanici e compagnia bella. Insomma, questa è la notizia. Ora sono 16 soggetti che sono stati oggetto di provvedimenti restrittivi. Insomma, la squadra mobile continua le proprie indagini. A noi fa molto piacere sapere che c'è un'attività di intelligence molto attiva, perché voi lo capite, in queste situazioni si rischia davvero di ritrovarsi poi a un certo punto con c'è zone della città che sono impraticabili. L'altro ieri hanno chiuso la quarta casa a luci rosse, ma lì c'erano più, diciamo, europei, no? che invece immigrati. Insomma, c'è un po' di movimento. Le forze dell'ordine sono molto impegnate proprio su questo. Un'altra cosa oggi a Modica, va bene, c'è stata un'attività della polizia perché un giovane, insomma un 35enne, a un certo punto ha dato di matto, cioè nel senso che è andato in un locale pub per richiedere un piccolo debito, un piccolo credito che aveva, e poi prendendo questo simpatico coltello, che è lungo, come vedete, un bel po' di centimetri, avrebbe minacciato tutti quanti facendo rinchiudere in cucina il possibile debitore, ma anche la sua fidanzata e altri lavoranti. È successo a Modica e quindi è chiaro che poi è intervenuta la polizia. Questo ragazzo è andato un po', dicevo, in escandescenze con questo coltellaccio, facendo anche un po' di paura a tutti quelli che erano lì, quindi una giornata movimentata anche a Modica con questo. Poi siamo tutti preoccupati, quando vediamo uno con un coltello possiamo pensare a quello che accade in altri posti del mondo, quindi siamo particolarmente preoccupati. Chiudiamo questa parte di cronaca con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale e diciamo due cose a livello nazionale, perché è stata promulgata la legge elettorale, la Rosatella, anzi il Rosatellum. Il Rosatellum è stato promulgato dal Presidente della Repubblica, perché voi sapete che il Presidente della Repubblica ha il compito di promulgare le leggi, cioè le Camere gliela mandano, lui se la legge e dice ma bella, ora la firmo e la promulgo.
Il presidente ha anche la possibilità di non firmarla, cioè se pensa che le cose non vadano bene, non la firma. Ora, questo è un po' il limite di una realtà che dovrebbe prevedere un altro tipo di elezioni per il Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica naturalmente viene eletto dalle forze che hanno più numeri in Parlamento e che poi chiedono conto e ragione, come si suol dire. Allora, secondo molti, questa legge è incostituzionale addirittura, quindi ci ritroveremo comunque fra qualche anno a vedere pene a non finire, forse addirittura subito dopo le prossime elezioni. A quanto pare le elezioni sarebbero state fissate per marzo, quindi però ancora questo non è certo, però dopo la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica, poi è chiaro che ora i partiti faranno le ultime cose, aspetteremo quello che accade lunedì qui alla Regione Siciliana e poi ci metteremo al lavoro, no? Per vedere un po' cioè per vedere che cosa si deve fare, come si andrà a votare. A questo punto io prima poi di aprire la pagina veramente politica, quella con gli appelli finali che poi però non andranno in onda a mezzanotte, vorrei parlare di un convegno che c'è stato oggi alla provincia regionale di Ragusa, l'ex provincia. Il convegno era un convegno con naturalmente delle sfaccettature politiche, però il personaggio che è stato invitato a partecipare è il professore Agatino Cariola. Si è parlato con lui di province, come vedete queste sono le immagini, si è parlato di province, si è parlato della necessità di avere ancora le province e quindi non c'è dubbio che per noi era molto interessante e noi lo abbiamo anche intervistato. Vediamo. Mi pare che la prossima assemblea regionale deve necessariamente mettere mani al disegno sulle province. La loro abolizione, con tutti questi commissariamenti che si sono susseguiti negli anni, è stata una vera e propria iattura a livello nazionale e a livello regionale. È stata commissariata in realtà la democrazia. Al contrario, occorre che i territori, espressione di una realtà economica, di una realtà sociale, diano luogo anche ad una capacità di autogoverno, eleggendo i loro rappresentanti che a loro volta siano responsabili nei confronti delle collettività sociali. Ecco, io penso che col commissariamento delle province siamo diventati tutti più poveri di democrazia. Dopo anni l'Assemblea regionale siciliana ha nuovamente previsto l'elezione diretta del presidente della provincia e dei consigli regionali, ma diciamocelo francamente è tutto rinviato alla nuova Assemblea regionale. È la nuova Assemblea regionale che dovrà ridefinire il quadro organizzativo, che dovrà fissare le regole e senza regole nessuna democrazia può andare avanti. In Italia si applica la legge del Rio, le province sono costituite dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni interessati, le grandi città sono al tempo stesso città metropolitane, che so, la città di Milano diventa anche città metropolitana di Milano, cioè assorbe le funzioni della provincia. In un inestricabile aggovigliarsi di competenze, di funzioni, di responsabilità. Diciamo che anche a livello nazionale la realtà della legge del Rio non è stata assolutamente positiva. La Sicilia gode di potestà piena in questa materia, può sperimentare un modello diverso da quello nazionale e soprattutto può sperimentare per farlo funzionare meglio. Perfetto, dice Agostino Cariola, che Agatino Cariola, scusate, non Agostino, Agatino Cariola, che le province servono. È un po' un discorso che in molti hanno accettato e qualche altro l'ha un po' così smorfiata la cosa. Io sono fermamente convinto che le province servono perché nel passato avevano dato dei risultati che poi in alcune zone
le province erano una specie di, che vi posso dire, fatte per buttare soldi. Può anche essere, è anche possibile, ma noi certamente da alcuni anni manchiamo di controlli su alcuni settori. Io per esempio sono uno appassionato di turismo, che c'è dubbio che da quando non ci sono più le province non c'è uno straccio di governance che riguarda il turismo e così via. Quindi non parliamo poi di aeroporti, di compagnia bella, insomma, vabbè. Chi è stato sempre molto appassionato di province, e lo sappiamo certamente, è il senatore Giovanni Mauro. Perché in questo convegno di cui abbiamo parlato prima, non c'era proprio Giovanni Mauro, un po' posso dire è stato lui a volere questo convegno come chiusura della campagna elettorale. E tant'è vero che Giovanni Mauro dirà, e lo sentirete, cioè chiudo questa campagna elettorale proprio da dove è partita la mia esperienza politica. Giovanni Mauro è stato presidente della provincia per 2 mandati, poi ci sono stati momenti particolari che sono stati completamente superati, ma non c'è dubbio che Giovanni Mauro ha avuto delle esperienze assolutamente positive per quanto riguarda la provincia, e in quel momento la provincia di Ragusa era davvero la provincia del modello Ragusa, venivano da tutte le parti a invidiarci. Non possiamo vivere di ricordi, questo non c'è dubbio, però la verità è questa, era una provincia che funzionava, che le altre, e tant'è vero che ora è ancora un ente virtuoso, non ha debiti, gli altri hanno debiti e bisogna salvarli, e qui ci si arrabbia perché i nostri dipendenti che fanno parte di enti virtuosi dicono perché a noi ci hanno lasciato così. Allora, vediamo ora che cosa dice Giovanni Mauro e questo suo appello finale che abbiamo tratto da questa intervista relativa proprio alle province, ma anche a tutta la campagna elettorale. Sentiamo Giovanni Mauro. Perché torniamo a essere protagonisti, col vostro consenso, con la vostra forza, col vostro voto determinato da fatti importanti di crescita del territorio, torneremo ad essere protagonisti in Sicilia, ma soprattutto protagonisti del nostro territorio e del nostro futuro. Grazie. Sull'assoluta urgente necessità di ridare alla provincia di Ragusa un ruolo all'interno del governo della regione, per riprenderci ciò che ci hanno surrettiziamente e in maniera volgare tolto, che sono la nostra Camera di Commercio, la nostra ASI, la nostra provincia commissariata da anni, il fatto che ha costituito un arretramento della nostra economia, fatto che ci ha fatto fare passi indietro notevolissimi. Quindi una capacità di ridare centralità alla provincia, di darle autorevolezza all'interno del governo della regione. Vedete, questa recessione economica, che non è frutto di un'epidemia, ma è frutto di una cattivissima gestione amministrativa della regione, ci ha portato a una crisi che non avevamo mai conosciuto nella nostra terra. 1200 esecuzioni immobiliari che riguardano la prima casa presso il nostro tribunale di Ragusa, una disoccupazione che ha superato i livelli di guardia, i nostri giovani costretti a lasciare la nostra terra. E poi ancora le nostre imprese che non ce la fanno più a reggere il confronto in questo mondo economico che si globalizza sempre di più, e quindi anche la insicurezza che viviamo nel nostro territorio. Vedete, a fronte di tutto questo, io non so cosa abbiano taluni colleghi candidati da festeggiare stasera, chi fa venire una ballerina, chi invece fa gare culinarie, o chi pensa che la conclusione di una campagna elettorale sia il raggiungimento di un traguardo. I traguardi dovremo assumerli da lunedì in poi. I traguardi dovremo assumerli e i festeggiamenti dobbiamo riservarli a ciò che riusciremo a fare per la nostra terra, a quello che riusciremo a recuperare in termini di capacità progettuale e di autorevolezza realizzativa nel nostro territorio. Vedete, oggi c'è assoluto bisogno che la nostra provincia ritorni a compattezza, quella ragusanità che ci ha consentito
di essere modello di sviluppo, un modello di sviluppo che esportavamo deve tornare a essere la nostra guida per il futuro prossimo. Dobbiamo recuperare subito con i bandi le somme che la Comunità Europea ha stanziato per la Sicilia e che dopo 4 anni di programmazione ancora non vedono la luce. Abbiamo bisogno subito di rideterminare gli organismi di governo del territorio, dell'area vasta, della nostra provincia. Dobbiamo ridare autorevolezza e peso alle nostre categorie produttive. Dobbiamo rialzare la testa di fronte a un'immigrazione che ci colpisce soltanto e non ci dà un'immagine favorevole per il nostro turismo. Noi dobbiamo rimettere al centro dell'azione di governo e al centro dell'attenzione della politica quelli che sono i pilastri dello sviluppo, che non è sviluppo solo provinciale, ma che si irradia in tutta la regione. Per questo ho deciso di chiudere qui, alla provincia regionale, che mi ha visto iniziare il mio percorso amministrativo, questa campagna elettorale. Per questo non ho ritenuto di organizzare feste di chiusura a fronte di tanto disagio sociale che viviamo in questo momento, di fronte a tante famiglie angustiate perché magari hanno una procedura esecutiva al tribunale perché non hanno potuto pagare una rata, di fronte a tanti genitori e nonni angustiati perché il loro figlio o nipoti devono lasciare la nostra terra per trovarsi un posto di lavoro. Cosa c'è da festeggiare in un momento in cui ci hanno depauperato, ci hanno depredato di cose che erano assolutamente nostre, la nostra sanità, la nostra Camera di Commercio, la nostra provincia, la nostra ASI? Noi dovremmo festeggiare poi, quando riusciremo a fare tutto questo, ma per fare tutto questo abbiamo bisogno di un largo consenso, non ideologico. Le elezioni regionali sono elezioni amministrative. Io chiedo il voto, il consenso a chi è di destra, a chi è di sinistra, anche a chi giustamente seccato nei confronti delle istituzioni e della politica ha votato 5 Stelle, perché quello che dobbiamo riuscire a portare a Palermo è il progetto Ragusa, è il progetto di un territorio che, se 10 anni fa riusciva a essere il primo in assoluto nel Mezzogiorno d'Italia, e se oggi invece è agli ultimi posti delle classifiche nazionali, e dell'altro ieri che ne abbiamo perso 30 in unica botta di posizioni nella classifica, bene, se questo è successo è perché c'è una classe amministrativa che non è riuscita a trasmettere questa nostra capacità territoriale a livello regionale. Allora questo dobbiamo invertire. Per questo vi chiedo forza, sostegno, il vostro voto di domenica prossima. Sappiate che esso sarà utilizzato per ridare forza al nostro territorio, perché ho i progetti, io so cosa bisogna fare per invertire questa tendenza che ci annichilisce. Io penso di poter esprimere tutta l'autorevolezza possibile perché questi progetti diventino realtà. Per far questo ho bisogno del consenso di ognuno di voi. Per far questo io ho bisogno della forza che mi deriva dalla mia terra, dai miei ragusani, dalla mia terra che sempre ha saputo determinare se stessa per lo sviluppo. Ecco, Giovanni Mauro dice delle cose molto interessanti, fra cui una mi è particolarmente, così, mi ha colpito. Quando si fa riferimento ad alcuni enti che sono stati cancellati e che comunque sono stati accorpati, in questo caso alla Camera di Commercio, si è fatto riferimento forte ad una svendita di questi enti in cambio di posti, carriere personali e compagnia bella. Tant'è vero che Giovanni Mauro a un certo punto ha visto che c'era Riccardo Roccella in prima fila e ha detto che è stato l'ultimo presidente della Camera di Commercio che aveva voglia di mantenere la supremazia di questa nostra provincia. Gli altri, dice Giovanni Mauro, subito dopo, hanno svenduto questa Camera di Commercio, l'hanno svenduta perché c'erano questi interessi incredibili che erano quelli della,
che voi sapete, dell'aeroporto, è durato 7 anni, forse anche di più, e aveva iniziato Pippo Dumino, buonanima, questa questione di stare vicino a Ivanò, e poi no, la Confindustria, la Confcommercio e compagnia bella. Alla fine il risultato è che non abbiamo più le camere di commercio e stanno accadendo fatti che non ci lasciano tranquilli, purtroppo, lo stiamo vedendo. Allora, Giovanni Mauro chiude così la campagna elettorale, ha fatto riferimento ad appuntamenti di vario genere, no? Dice, qui noi non possiamo, avete sentito, scherzare di fronte a famiglie che hanno grandi problemi, eccetera, eccetera, e quindi dobbiamo rimetterci a camminare. Questo è Giovanni Mauro, ora cambiamo argomento e andiamo ad un altro che chiude la campagna elettorale, la chiude questa sera, il riferimento molto era a lui, con uno spettacolo, ci ha fatto molto effetto questa storia che l'onorevole Nello Di Pasquale questa sera a Poggio del Sole, chi ci sente alle 21 ci può andare, a Poggio del Sole ha fatto uno spettacolo, o meglio, ha fatto un appuntamento con una DJ famosa, Le Bulgar, no? Che insomma, è chiaro che si tratta di qualcosa che serve un po' a richiamare i giovani. Io non la vedrei così drammatica la questione, è stato un po' sempre così. Alla fine della campagna elettorale si fa un po' di festa perché è stato un momento di grande fatica e quindi perché non stappare lo champagne? Poi dopo 2 giorni si saprà come va a finire, quindi non la vedo così incriminale. Nello Di Pasquale aveva già comunque salutato e ringraziato proprio durante questa convention, che è quella di domenica scorsa, era la domenica ormai di fine campagna elettorale, e in quell'occasione per 3 minuti, sentitelo, ringrazia tutti quelli che hanno lavorato per lui, vediamo. Penso che il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro importante, siamo stati presenti tante volte in città, siamo stati presenti in provincia, non c'è stato comune dove non abbia sentito o trovato l'affetto davvero di vecchi amici e nuovi amici. Questa è la cosa bella di questa campagna elettorale. La cosa bella di questa campagna elettorale è stato proprio il sentirmi accanto amici di sempre e nuovi amici, un Partito Democratico forte, presente, che nelle varie articolazioni ha dimostrato di essere partito. Io, Peppe e Mario, vi ringrazio di cuore perché siete riusciti davvero a farmela sentire questa vicinanza, insieme a tutti gli altri amici sia di Ragusa che della Puglia. Questo è un risultato umano, ovviamente, cioè dal punto di vista umano è stata una bella campagna elettorale, perché non sono stato solo. Allora, immaginatevi quando uno chi si candida e non ha questo conforto, chi si candida e non ha questa fortuna, al di là del risultato del giorno 5, che io sono convinto che sarà un risultato positivo, che sarà un risultato che ci vedrà vittoriosi in questo percorso, ma non perché io sono bravo o perché io sono invincibile, perché voi siete stati davvero bravi, perché voi avete dimostrato e l'avevo utilizzato Nello come strumento. Ecco, questo era Nello Di Pasquale, brevissimo nella sua conclusione, grazie perché è stata una bella campagna elettorale, esaltante, tutti insieme con noi, insomma è stato un momento simpatico. E oggi c'è stata, si chiudono tutte le campagne elettorali, un personaggio che è stato molto attivo, e l'onorevole Giorgio Assenza della lista Diventerà Bellissima, quella con il candidato presidente Musumeci. C'è stata questa giornata in cui, se non sbaglio, sono stato anche Sgarbi in mattinata, ma l'onorevole Assenza ci ha mandato un suo messaggio, del quale chiede il consenso a tutti i cittadini della provincia. Lui è già stato deputato, può contare su questa sua esperienza,
positiva, lui dice, e quindi non ha problemi a chiedere il voto ai ragusani. Vediamo. La conclusione di questa bella, ma lunga e massacrante campagna elettorale, mi corre l'obbligo anzitutto di ringraziare i tanti amici che in tutti i comuni delle province, in tutte le borgate, mi sono state accanto in maniera veramente entusiasta, spontanea e meravigliosa. È stata una bella cavalcata, abbiamo incontrato tante persone, dai pescatori agli allevatori, agli agricoltori, ai produttori, agli piccoli industriali, ai professionisti. Abbiamo avuto incontri assieme a Nello Musumeci, assieme a Stefano Parisi, assieme anche a Vittorio Sgarbi. Una bella, 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 veramente bella campagna elettorale. Siamo all'epilogo. Il 5 novembre ne va del futuro della nostra Sicilia. Non si può continuare a scherzare. Abbiamo già provato il nuovo con Crocetta e abbiamo visto i disastri ai quali siamo andati incontro. Adesso sarebbe veramente un salto nel buio affidarci all'improvvisazione, alla prevaricazione, alla follia demagogica del Movimento 5 Stelle. Abbiamo veramente la possibilità invece di puntare su un uomo serio, onesto, preparato, capace, quale ha dimostrato con i fatti di essere Nello Musumeci. Nello Musumeci non ha bisogno di promettere di essere sereno, onesto e capace di amministrare. Nello Musumeci lo ha già fatto nella sua vita. Gli altri possono solo blaterare impegni e promesse, nulla di più. E allora i siciliani devono, con uno scatto di orgoglio, andare a votare. Perché non votare significa delegare gli altri a decidere per loro, e questo non può essere più consentito, e votare per presidente Nello Musumeci, non vi sono alternative. Accanto a Nello Musumeci vi è il Movimento Civico, diventerà bellissima, è l'unica vera novità della politica siciliana di queste elezioni, e per garantire al meglio l'indipendenza e l'autonomia rispetto ad alleati, in un certo senso anche qualche volta non troppo sereni, è importante che diventerà bellissimo, abbia un numero di suffragi enorme, che realizzi un risultato eccezionale, che lo pongo come il primo partito della coalizione del centrodestra, e all'interno di diventerà bellissimo, se volete, gli amici della provincia di Ragusa possono indicare il mio nome, quello di un deputato che non fa il politico di professione, che ha vissuto sempre serenamente del proprio lavoro, ma che per un certo periodo della sua vita ha messo a disposizione di tutti la propria esperienza, la propria capacità personale, il proprio impegno e soprattutto la propria voglia di ascoltare i bisogni della gente e di cercare di tradurli in atti concreti. Ecco le ragioni per cui si deve votare Nello Musumeci, per cui si deve contrassegnare il simbolo diventerà bellissima, e perché, se volete, indicare la mia modesta persona, Giorgio Assensi. Questa è la scheda che vi troverete davanti in cabina elettorale. Per votare basta contrassegnare il simbolo diventerà bellissima, scrivere Assensi, e contrassegnare il nome Musumeci Sebastiano, detto Nello. Così garantiremo veramente una speranza alla Sicilia, solo così la Sicilia potrà diventare bellissima. Campionaria d'autunno, 51 anni di storia, tradizione, innovazione, territorio, cultura e spettacolo. Campionaria d'autunno, a Vittoria, dal 4 al 12 novembre. Anche a Ragusa, il cibo orientale di qualità. Sulla strada provinciale per Marina, in contrada Fortugno, Star Wok Restaurant propone cucina cinese, giapponese, ma anche italiana. Ogni giorno a pranzo e a cena,
Il sushi servito con buffet a nastro e tutte le specialità della cucina cinese ti aspettano per deliziare il tuo palato. Star Wok Restaurant, con i circa 400 posti a disposizione, è anche luogo ideale per banchetti, cerimonie e conviviali in genere. Ti aspettiamo! Da noi mangi quanto vuoi e paghi sempre uguale! Star Wok Restaurant, a Ragusa, sulla strada provinciale per Marina, al chilometro 2,2. Telefono 0932 66 64 74. Ciao Ale, e come va il tuo commercio online? Caro Luca, una delusione, poche vendite. Ma non conosci Sincro Più? Sincro Più? Sì, Sincro Più, gestionale che assicura il tuo sito ben 387 vendite al secondo. 387 vendite al secondo! Con Sincro Più il tuo sito vende di più. Vai subito su www.sincropiu.it. Era Giorgio Assenza, comisano, candidato di Comiso. Come sia stato al centro dei dibattiti con questa storia dell'aeroporto, con i convegni sul cargo, con alcuni limiti secondo me, e quindi come sia stato davvero, diciamo, una parte importante della campagna elettorale. Un altro esponente della politica comisana è l'onorevole Pippo Di Giacomo, che anche lui stasera chiuderà, per chi vuole può andare a vederlo alle 22 al Teatro Naselli di Comiso, con uno spettacolo di danza a cura delle scuole di ballo, e quindi sarà un appuntamento, poi magari ci sarà anche qualcosa da degustare. E gli altri appuntamenti sono alle 20, ma questo già si è concluso, alle 21 da poco, chi vuole alle 21 può andarlo a vedere, con un comizio in piazza, anzi non è un comizio, sarà in piazza, quindi un incontro in piazza Fonte Diana a Comiso, quindi poi al Teatro Naselli. Pippo Di Giacomo ci ha mandato un, come posso dire, uno spot che racchiude il suo operato in questi anni all'Assemblea regionale, vediamo. Durante gli anni del mio impegno politico ho costruito piscine, piazze, metanodotti, varato piani regolatori generali, immaginato il settembre Gasmeneo, una delle rassegne che maggiormente è rimasta nel cuore dei cittadini iblei e non soltanto, e l'aeroporto di Comiso. Mi sono piaciute le sfide impossibili, l'aeroporto è una di queste, e anche il grande lavoro che è stato fatto in questi anni per quanto riguarda i servizi sociali e i servizi sanitari. Grazie a questi sforzi la provincia di Ragusa è una delle province più evolute nel Mezzogiorno d'Italia. Non sono stati anni facili e la strada è ancora lunga e impervia. Non dobbiamo essere autoreferenziali. Sappiamo bene che ci sono carenze di sistema e dobbiamo lavorare ancora. Però, se mi guardo poco, se mi confronto molto. Rimangono tanti altri argomenti, le imprese,
la disoccupazione, il precariato, la formazione. Io non sono un mago, ma quando mi impegno cerco con pervicacia di raggiungere un risultato. Chi avrebbe mai detto che l'aeroporto di Comiso avrebbe superato i 500.000 passeggeri appena in qualche stagione e adesso si sta avvicinando ad un'altra sfida, raggiungere tutti i mercati europei e buona parte dell'Africa e dell'Asia con volo diretto tutte le mattine. Non siamo tuttologi, lo riconosco. Siamo persone coerenti che possono camminare fra la gente a testa alta. Abbiamo mantenuto le mani pulite. Insomma, un me lassaste, non ci vuole. Questo era appunto Pippo Di Giacomo e cambiamo aria, restiamo però nella zona diciamo dell'Ipparino, se così lo vogliamo chiamare, Comiso, Acate, Vittoria. Allora domenica c'è stato a Vittoria Salvini. Salvini, ecco, lo vedete in queste immagini con il sindaco Raffo. Bene, Salvini ha fatto un'operazione di restyling della sua Lega, no? Praticamente non si chiama più Lega Nord, ma si chiama Lega da solo. Questo è chiaramente un passo che serve a riunire un po' tutti, dice, non c'è più Nord e Sud, è tutta l'Italia, abbiamo bisogno di governare, perché chi governerà nei prossimi anni, questo è il punto interrogativo. Con questa legge elettorale ci servono le larghe intese oppure le coalizioni di centro e di sinistra. Allora, non c'è dubbio che dipende anche molto da come si comporterà all'interno di queste elezioni regionali. Nella nostra provincia, candidato per la lista Noi con Salvini è il sindaco Francesco Raffo, che vediamo in questo appello finale. Ma uno dei motivi di votare il sottoscritto è questo, dato la mia storia, l'impegno profuso nella mia professione in tanti anni di servizio nella scuola come professore e come preside, e questi 4 anni di sindaco che mi ha consentito di implementare la mia formazione, le mie competenze, rendendomi un profondo conoscitore, molto meglio di prima, delle problematiche della Sicilia in tanti settori fortemente critici. Io combatto una battaglia fortissima negli ultimi, soprattutto negli ultimi 3 anni, a favore delle comunità agricole, a favore del territorio, a favore della gente. Ho notato nei miei tanti viaggi in Sicilia, in Italia e all'estero che viviamo una situazione gravemente in crisi, una regione in ginocchio, i comuni in ginocchio, l'economia in ginocchio, le imprese tutte al fallimento, e noto il deserto della politica, l'assenza totale della politica e di una proposta che possa risolvere i problemi e dare un minimo di speranza. Io mi metto al servizio della gente, come ho fatto il preside H24, sto facendo il sindaco H24 e vorrei, se mi sarà consentito, fare l'onorevole H24, ma non per fare il predicatore come tanti predicatori, ma portare nella politica l'onestà, l'impegno, la serietà come sono abituato a fare gli uomini che lavorano. Infatti ho messo come provocazione nel mio manifesto: nella vigna ci sono tanti predicatori ma pochi zappatori. La politica oggi, soprattutto quella regionale, ha bisogno di una rivoluzione, rivoluzione nell'impegno, nel lavoro, nei progetti. Vorrei fare quello che in piccolo sto tentando di fare nella mia città di Acate, il messaggio forte che ho portato in provincia di Ragusa, dove ho proposto con decreti alla mano la soluzione di tanti problemi tagliando del 50% le tasse. Mi riferisco al problema dell'acqua, mi riferisco al problema dei rifiuti, che ovunque sono risorse e in Sicilia diventano dramme. Noi abbiamo la possibilità di un cambio di passo, di poter veramente rivoluzionare
la Sicilia, e proprio per questo mi sono avvicinato al movimento Noi con Salvini, perché ritengo che siamo arrivati alla frutta. Quello che hanno fatto oggi nella Sicilia e per la Sicilia tutti i partiti, nessuno escluso, e non c'è giustificazione per nessuno, hanno fatto il disastro, hanno lasciato solo macerie. Noi vorremmo togliere le macerie e ricostruire una nuova Sicilia, portandola fra le comunità civili dell'Europa. Siamo gli ultimi della classe. Non è tollerabile che una Sicilia ricca, con imprenditori importanti, con produzione di eccellenza agroalimentare e vitivinicola, con imprenditori illuminati, si debba registrare una crisi senza fine, togliendo anche la speranza ai giovani, che vanno via e non ritornano più. Vanno via i nostri e aumentano in modo esponenziale gli extracomunitari, verso i quali non ho nulla, perché l'accoglienza per un preside è un imperativo categorico. Questa non è accoglienza, sta diventando tratta. Ormai non riusciamo a controllare i flussi e questa è una cosa che non è assolutamente possibile. Dunque, questo è il mio appello. Mi sono presentato nelle piazze dove tutte fuggono, sono andato in giro per la provincia a mettere la mia faccia, il mio impegno, il mio entusiasmo, la mia passione e l'amore per la Sicilia, quale può essere l'amore di un emigrato, di uno che è stato tanti anni fuori, ha visto cosa succede nell'Italia del Nord. Vedo nei miei tanti viaggi all'estero per imparare di più, per confrontarmi con i paesi più civili, vedo tutto questo, e allora con questo amore, con questa passione, desidero presentarmi all'elettorato che liberamente scelga, ma soprattutto che vada a votare, perché l'obiettivo di tutti i partiti, di tanti onorevoli e di tanti predicatori, è quello di indurvi a non votare, a far vincere il partito dall'astensionismo, perché vengano rielette sempre le solite facce con gli stessi risultati. Questo è il sindaco di Acate, un tipo, come si dice, molto caldo nelle sue espressioni, e vi assicuro che si muove moltissimo, è mosso moltissimo in questa campagna elettorale. L'ultimo leader a venire a Ragusa in questa campagna elettorale è stato Roberto Speranza. Alle 16.30, 17 di oggi pomeriggio, di venerdì pomeriggio, Roberto Speranza era alla sala Ideal di Ragusa, con una, diciamo, buona presenza di persone che hanno, eccolo, vedete, nelle immagini, questi sono alcuni dei candidati, questo è Ciccio Aiello, c'era Giovanni Di Stefano, che io saluto e ringrazio sempre per la collaborazione che abbiamo avuto io e lui, e in questa campagna elettorale l'ho anche visto completamente diverso dal passato, perché è diventato proprio uno che quando parla si infervora, acquista, accende gli animi, li accende anche, se li accende proprio lui, e ha detto una cosa, ora poi parlerò di questa di fiction, ora lo vedrete mentre parla proprio con questo vigore, eccolo, ha detto una cosa importantissima. Lui, da funzionario della regione, dice che bisogna abbattere la burocrazia regionale, e questo secondo me è un fatto interessantissimo. Allora torniamo a Roberto Speranza, perché oggi c'è stato questo appuntamento, dicevo, vedete tanta gente alla sala ex Ideal, che ora non so come si chiama, non ce l'ha un nome, della sovrintendenza. Allora noi abbiamo colto un minuto di audio di Gianni Battaglia e poi la intervista a Roberto Speranza, vediamo. Moltissimi di voi hanno dato l'anima per questa campagna elettorale, hanno fatto il possibile e l'impossibile. Innanzitutto hanno fatto il possibile e l'impossibile i quattro candidati, a cui io voglio rivolgere veramente un caloroso ringraziamento. Ci hanno messo la faccia, il tempo, risorse, fatica, non si sono risparmiati un solo giorno, tutte e quattro, e come vedete sono sempre tutte e quattro insieme. Non facciamo come gli altri che fanno la campagna elettorale a uno contro l'altro. Qui la campagna elettorale si fa per la lista, per Claudio Fava, per la lista 100 passi, augurandoci che uno dei quattro verrà
eletto, e chiunque dei quattro verrà eletto per noi sarà l'eletto di tutta la lista, di tutto il popolo di sinistra, di tutti i compagni e le compagne che si sono impegnati in questa campagna elettorale. Clima straordinario, io non ho, ne ho fatte tantissime campagne elettorali, ma mai come in questa c'è stato questo bellissimo clima di solidarietà, di amicizia, di impegno, proprio di abnegazione, di senso del sacrificio, insomma, perché? Perché tutti capiamo che non è un appuntamento elettorale per noi classico. Dopo il 5, e oggi c'è qui Roberto Speranza che è il coordinatore nazionale di Articolo 1, nostro diciamo leader nazionale, che ci dirà appunto perché non, è, non finisce giorno 5, perché la Sicilia, loro guardano alla Sicilia con l'interesse che questo voto ha oggettivamente proprio per la prospettiva futura. Quindi io la finisco qui, dico solo grazie, grazie per tutto quello che avete fatto, grazie per quello che farete in questi due giorni e non perdiamoci di vista. Giorno 6, qualunque sia il risultato, e sono sicuro che per noi sarà un risultato estremamente incoraggiante, giorno 6 prosegue questa avventura perché stiamo per mettere in campo una proposta politica che merita di essere guardata con grande interesse e sostenuta. Ma dalla Sicilia può arrivare un messaggio molto forte di libertà, di riscatto, di cambiamento, e questo è l'obiettivo di fondo di Claudio Fava, che è una persona seria, per bene, al servizio di questa regione, di questa comunità regionale. La lista 100 passi è la vera soluzione che può cambiare questa terra, quindi per me è un piacere essere qui a Ragusa a chiudere questa campagna elettorale a sostegno di tutti i candidati della lista 100 passi e di Claudio Fava, che è l'uomo giusto per costruire una nuova stagione in questa regione Sicilia. E poi ci saranno le elezioni nazionali. Poi arriveranno le elezioni nazionali in cui noi presenteremo senz'altro un'alternativa, così come abbiamo fatto in Sicilia, faremo nel resto d'Italia, offrire un orizzonte diverso che rimetta al centro dei valori di fondo, il lavoro, la lotta contro le diseguaglianze, l'inclusione sociale, la scuola e la sanità pubblica. Così si può costruire un'Italia diversa. Renzi, Grillo, Berlusconi e Salvini sono ormai ricette vecchie che in realtà propongono innovazioni che non sono in grado di garantire, propongono ricette che non hanno funzionato, come si vede leggendo la storia delle tante comunità dove hanno governato e hanno fatto male. Allora insieme, oggi in Sicilia per i 100 passi e per Claudio Fava e domani in Italia per costruire un orizzonte diverso al nostro paese. Questo era Roberto Speranza, il leader che era il leader della nuova formazione politica di sinistra ed era qui a Ragusa, noi l'abbiamo intervistato. Ma il candidato della provincia di Ragusa che noi abbiamo seguito in questa campagna elettorale è l'onorevole Ciccio Aiello. Sentiamo. Direi abbastanza faticosa questa campagna elettorale, anche se condensata. Non abbiamo avuto tempo di contattare tutte le persone, abbiamo dovuto utilizzare i mezzi mediatici che abbiamo a disposizione, però siamo andati tra la gente, tra i lavoratori, nei luoghi di lavoro per chiedere il consenso, per cercare un voto libero, non condizionato da promesse, non condizionato da concessioni, non condizionato dalla vecchia politica, dal modo vecchio di fare campagne elettorali, modo vecchio anche di rapportarsi con la gente. I problemi della provincia di Ragusa sono enormi dal punto di vista dello sviluppo, dei servizi, delle prospettive, delle infrastrutture soprattutto, e i territori crescono in modo diseguale, non c'è un'armonica crescita dei territori, occorre più integrazione, ma occorrono nuove idee per lo sviluppo delle campagne, della zootecnia, della sericoltura, dell'agricoltura tradizionale, occorrono idee anche per le infrastrutture, per l'aeroporto che non può essere gestito nel modo in cui è stato gestito sino ad ora, i capitali privati debbono intervenire, i capitali pubblici, i servizi, la sanità, un insieme di questioni con cui ci siamo scontrati giorno per giorno e che la gente chiede con forza che siano affrontati, che siano radicalmente modificati. Per questo noi vi chiediamo di dare un voto
a una persona onesta, limpida, trasparente, che non ha nelle sue liste degli impresentabili. Se la campagna elettorale dovesse durare ancora una settimana, qualcuno rischia veramente di rimanere senza candidati. Claudio Fava ha una sua storia, ma soprattutto propone alla Sicilia un modello non ideologico di affrontare le questioni in modo radicale, sapendo che quello è il presidente, che non ci sono gente che lo possa tirare che tante, come diciamo noi in Sicilia, come diciamo noi in provincia di Ragusa. Eppure le televisioni ci distribuiscono immagini di presidenti messi dal lato, di patti dal notaio, di spartizioni, ancora con queste cose. Claudio Fava è il voto libero. Io sono candidato al Parlamento regionale, un lavoro che ho già fatto, spero di poterlo fare a disposizione della mia terra, non solo della mia città, ma di tutta la provincia di Ragusa. Bene, chiudiamo questa parte con la lista 100 passi e torniamo un attimo a un candidato dell'area di centrodestra, parlo di Paolo Santoro, che è stato molto vicino a Nello Musumeci, l'abbiamo visto più volte parlarsi, incontrarsi, studiare quello che bisogna fare. Infatti in questo messaggio che ci manda Paolo Santoro c'è proprio la suddivisione di intenti con il candidato alla presidenza, appunto, Nello Musumeci. Vediamo. Dobbiamo lavorare per restituire protagonismo alla provincia di Ragusa, la provincia modello, la provincia che ha saputo, rispetto alle altre, con maggiore impegno, riaffermare la centralità dell'impresa e dell'azienda rispetto all'assistenzialismo, rispetto alla occupazione senza lavoro che ha creato il denaro pubblico. Io ho visitato la provincia Iblea, ho conosciuto personalmente realtà di straordinario dinamismo che hanno saputo conquistare spazi di mercato anche in paesi stranieri. E questa è la Sicilia che mi piace. Credo che la provincia ragusana possa diventare una provincia modello per la Sicilia che vorrei, per la Sicilia che dobbiamo offrire ai nostri ragazzi affinché rimangano qui a fare impresa o a lavorare nella impresa. La provincia di Ragusa come modello per l'intera regione siciliana. Questo l'auspicio del nostro candidato presidente Nello Musumeci, un auspicio che io condivido pienamente, ma per fare questo, per realizzarlo abbiamo bisogno del tuo consenso convinto e massiccio. Il 5 di novembre recati a votare, segna il simbolo, diventerà bellissima. Scrivi accanto Santoro e fai una croce sul nome di Nello Musumeci presidente. Solo così darai voce pienamente a questo territorio che sarà presente all'assemblea regionale per starti accanto, per lo sviluppo delle imprese, per dare risposte alle famiglie e ai giovani. E chiudiamo con quello che abbiamo per ora, poi vediamo ancora cosa può accadere. C'era Mariano Ferro oggi a Vittoria, che era impegnato in questa sua grande battaglia, la matita che fa più danno, no, di un'arma, perché i cittadini hanno in mano quest'arma per, ecco, lo vedete, nel suo atteggiamento tipico, nel suo abbigliamento tipico, vediamo cosa ci dice Mariano Ferro. Chiudiamo la campagna elettorale, oggi si chiude la campagna elettorale e abbiamo voluto chiuderla così, con una visita al mercato di Vittoria, nient'altro che quello, perché qui che parte il mondo produttivo di questa provincia, questa è la provincia più agricola d'Italia e qui c'è il mondo produttivo che soffre, soffre di virosi, soffre di crisi di mercato, soffre di tutte le conseguenze di questi discorsi, perché sappiamo come vanno poi le procedure esecutive. Qui si parte per fare economia nella provincia di Ragusa. Non dimentico ovviamente la zootecnia, non dimentico tutto quello che c'è fuori da qui, non dimentico le attività produttive che sono l'indotto di questo sistema agricolo, e però è un sistema che ovviamente soffre. Vedo che tutti stanno girando oggi, perché stanno girando tutti per il mercato per capire e vedere di
prendere consensi per essere eletti e per essere riconfermati. Quello che mi domando è tutti i giorni che cosa stanno dicendo ai produttori agricoli, agli allevatori, a tutte queste persone, cosa raccontano dopo 5 anni che non ci sono stati, perché 5 anni sono passati in cui qualcuno ha detto a loro che c'erano problemi di crisi di mercato, di virosi, di risarcimenti di danni, c'erano problemi di tutti i tipi, c'erano problemi con la grande distribuzione, c'era una disparità di prezzo fra noi e la grande distribuzione, che non c'erano i controlli su tutto il prodotto che viene da fuori. Tutto questo non è stato discusso, però oggi vengono qui a dire che vogliono essere riconfermati perché bisogna salvare l'agricoltura, bisogna smetterla con queste aste giudiziarie. Questa è la discussione che sento in giro. E allora il 5 novembre i ragusani hanno una possibilità, quella di dire a questa classe dirigente bocciati, bocciati tutti. Tutti a casa con una matita e con un colpo, con un segnale su quella mascheta. Se c'è questa possibilità, io credo che questi ragusani debbano sfruttare il momento, perché non c'è momento migliore di quello elettorale. Capire che non andare a votare è un errore madornale, io credo che potrebbe essere la salvezza. Capisco che la risposta è siete tutti uguali, no? Io però penso una cosa, che chi ha la capacità di intendere e di volere deve capire quello che sta accadendo, e con un colpo di matita, con un segno sulla scheda, credo che può cambiare nomi. Tutti gli uscenti, tutti a casa, perché meritano di stare a casa e fare una classe dirigente nuova. Questo abbiamo detto da un mese e mezzo a questa parte, perché dopo 5 anni ci siamo stancati di vedere quello che abbiamo visto, e oggi ancora si continua a sentire cose che probabilmente avrebbero dovuto fare nei 5 anni scorsi e non hanno fatto. Questo è, ora c'è il momento di fare un po' di giustizia, giustizia elettorale, e giustizia elettorale impone che questa classe dirigente sia rinnovata tutta. Ce la facciamo, l'invito nostro questo è, non c'è altro. Noi abbiamo detto 5 anni fa, con quella operazione del 2012, abbiamo detto come la pensavamo, lo abbiamo ribadito negli anni, lo confermiamo oggi, e oggi l'appello finale ai non votanti, a tutti quelli che non pensano di scegliere diversamente da quello che hanno fatto nei 5 anni scorsi. Diciamo oggi invece, classe dirigente nuova, partita nuova, e ripartiamo dalla Sicilia per dire che la Sicilia è capace di fare una rivoluzione nelle urne elettorali. Nelle urne si può fare perché c'è una matita che è peggio di un'arma, di un coltello più tagliente, ed è più pericolosa di una lopara. L'ha detto Borsellino, lo ripeto io con grande piacere. Vediamo domenica cosa succede. Noi ci saremo e speriamo che lunedì scriveremo una storia diversa di questa terra. Questo era Mariano Ferro, che come avete già sentito è l'uomo della penna. Lui dice che la penna fa più male, ma lo dicevano anche gli antichi, no? Che ferisce più la penna che la spada in certe occasioni. Allora con la penna si possono fare grandi scelte. Chiudiamo questa carrellata con un personaggio, come l'altra volta l'abbiamo intervistato, le tre volte Nitto, no? Politico, burocrate, imprenditore. Credo che sia stato uno che ha fatto una campagna elettorale un po' particolare, basandosi proprio su queste qualità, su queste capacità. Parlo appunto di Nitto Rosso, e con lui andiamo a chiudere l'aria, la parte, diciamo, politica. Allora, sentiamo questo servizio, sono 3 minuti, è una specie di appello, ma non solo. Vediamolo. Il professionista nella politica interpreta questo gioco, questo senso calcistico della politica, l'interpreta a modo suo. Cioè lui è il professionista della politica, è uno che non fa nessun altro lavoro se non il politico. Probabilmente non ha fatto nessun altro lavoro in passato se non il politico. E dunque deve vincere per forza, perché se perde va a casa. Deve vincere per forza. Questo lo porta a cambiare facilmente maglietta e a schierarsi sempre con quella che reputa la squadra più forte. Il politico professionista noi lo identifichiamo perché uno che cambia spesso squadra, perché sta dove tira il vento, cioè sta con la squadra più forte. Noi non abbiamo bisogno del professionismo della politica, noi abbiamo bisogno di professionalità. Professionalità nella politica significa invece portare in politica una ricchezza che è personale, cioè portare in politica le esperienze lavorative, quella valigia che ti sei costruito in una vita di lavoro, di studio, di tante esperienze. Se hai qualcosa da portare, portala dentro. Non devi stare in politica per prendere, devi stare in politica per portare qualcosa. Questo è il concetto di professionalità nella politica. Allora, se noi, per rispondere alla domanda, vinciamo o perdiamo, dobbiamo mettere insieme quello che vi ho detto all'inizio: offerta politica uguale
una fragile e sottile speranza. B, aggiungiamo questo pezzo finale, di trovare nella politica un po' di professionalità, di portare un po' di professionalità. Questo è l'unico messaggio di cui io mi posso fare relatore, non ne conosco altri, e voi che siete qui con me, che avete condiviso con me questa esperienza, non credo che siete qui perché vi aspettate che vi prometta un posto di lavoro o chissà che. Dunque, grazie di questa strada che abbiamo fatto insieme, e faccio l'appello finale che devo fare. Busso a casa vostra e a casa di chi mi ascolta, busso per l'ultima volta per recapitare il mio ultimo facsimile, e vi invito, se condividete le nostre idee, a mettere una croce sullo stemma, sul simbolo di Alternativa Popolare Centristi per Micari, e scrivere rosso. Dalla parte delle idee, bravo. Io ci sono. Noi ci siamo. Grazie. Questa è Teleiblea. Campionaria d'autunno. 51 anni di storia, tradizione, innovazione, territorio, cultura e spettacolo. Campionaria d'autunno a Vittoria dal 4 al 12 novembre. A questo punto anche noi abbiamo pensato che si può chiudere la campagna elettorale, anche perché dopo mezzanotte c'è la pausa di riflessione. Quindi avete un po' sentito quelli che ci hanno accompagnato in questa campagna elettorale, e credo che voi saprete certamente scegliere le persone giuste per farci rappresentare a Palermo. Il nostro indice si chiude ora con un'intervista in studio, con una fiction televisiva, che è quella che stiamo producendo noi. Anche questo è un grande successo della nostra emittente. Grazie, ci vediamo con le prossime edizioni. Vedete alle spalle, questa volta parliamo di una cosa che è una novità assoluta per questa emittente, però credetemi, insomma, di emittenti ne ho viste, soprattutto, ahimè, mi carico tanti anni sulle spalle, è una cosa abbastanza originale. Questo signore che in questo momento sta muovendosi, e quest'altro che è fermo con un computer davanti, si chiama Francesco Basile, lo vedete qui, è lo stesso di quello lì, che è il protagonista, con una fanciulla che vedrete fra qualche minuto, meglio di lui. Sicuramente molto. È bello, perché nella vita le cose bisogna riconoscere. E sono i protagonisti, con il terzo signore che si chiama Piero Pisana. Con Piero Pisana, di questa, come possiamo definirla, situation comedy o comunque divertisban. Quanto dura ogni puntata? Ma siamo all'incirca sui 25 minuti. Sui 25, che voi vedrete, andrà in onda da domenica. E beh, perché li abbiamo? Perché giustamente facciamo i trailer di autopresentazione, non è normale, mica solo la Rai o gli altri, tutti li possiamo fare. Certo. Allora Francesco, scusa, ma il signor Rossi che vede questo tizio che va che in pigiama con la signora in questione, dice: ma chi sei? Nel pigiama? No, fuori dal pigiama, così in, fuori in dal blu. Pigiama? Ovvero sia, chi sono io? Sì. Inteso come Francesco Basile all'anagrafe. Beh, Francesco... Una volta dicevano D e D. Allora. D e D, figlio D e D. Beh, sono un 37enne nato proprio qui a Ragusa, al civile, che poi per varie vicissitudini o meno si è un po' spostato non solo in Sicilia ma anche in Italia, e nella mia parentesi romana, che è durata circa 15 anni, Lecce Brevis, quindi. Sì, ho avuto modo anche di studiare teatro all'Accademia Sciaroff, di fare regia, di fare anche altre cose che hanno sempre seguito poi un'altra mia vita parallela, quindi non solo artistica, e quindi diciamo che in poche parole sono in parte legato al teatro, in parte legato, insomma, al mondo dell'arte, anche della scrittura, e in parte legato ad altro. Perfetto. Rimanendo sempre Francesco Basile, cioè non Jekyll e Mr. Hyde, insomma. Perfetto, e di questo, bene, questo è importantissimo, ecco. Di questi due in pigiama, tu che parte di responsabilità hai?
Nell'aver fatto mettere un po' di gente in pigiama sicuramente parecchia, cioè almeno sì. La mia collega. E come autore, sei autore dei testi, cosa sei? Allora, autore, questa, sì. Solo attore, regista, cosa sei? Questa situation, questa sitcom è nata insieme alla mia collega che vedrete subito dopo. Che vedete subito dopo. E la quale alzerà l'audience rispetto a me. Se no, rispetto che, a noi. Sì, rispetto a noi, vabbè, facciamo una cosa comune. È stata un'idea che è stata partorita insieme appunto a Liliana Beninato e poi si è sviluppata nel tempo, perché originariamente era nata in un modo, poi si è modificata come tutte le cose nella vita. Certo, ci manca. Diceva Galileo, eppur si muove, e qui ci siamo mossi abbastanza. Ed è venuto fuori, insomma, quello che poi vedrete il 5 novembre su questo canale. Ecco, ma tra l'altro la cosa alla quale siamo molto legati, perché il regista è lo stesso regista che ci sta Davide seguendo Criscione. In questo momento, però sì, Davide Criscione, che ha lasciato temporaneamente la Mosca, il Mulinello, eccetera, ce n'ha una quantità enorme come di carne da pesca, e si è ricordato che fa il regista in televisione. Perché allora, chi non lo sa, lui va a pesca, il esatto, regista. Esatto. Ma... a livello, sai, non è frequentissimo che queste cose vengano fatte in televisione, soprattutto per le piccole televisioni, non per le enormi. Avete avuto difficoltà particolari, qualcosa di particolarmente difficile? Beh, sicuramente è stata un'idea non del tutto semplice da realizzare, anche perché poi fondamentalmente le sitcom sono prodotti che vanno di più nelle reti nazionali, certo, insomma, ovvio, vengono logico. Proprio prodotte o internamente oppure da società esterne, insomma, ma sono prodotti più da TV nazionale. Però la voglia di mettersi in gioco anche per fare qualcosa di diverso nell'ambito locale ci ha portato ad andare oltre, anche a superare questo gap. Dove avete girato? Noi abbiamo girato da Mobile a Modica. Tutte le puntate tutte della serie? Tutte le 8 puntate che andranno dal 5 al dal 5 novembre al 24 dicembre. Ora ti faccio una domanda. Però volevo dire una prima cosa. Prima devo fare una domanda. No, questa è una domanda molto intima. A 8 finiscono? C'è un sequel? Ah, questo non lo sappiamo, se vabbè, c'è un sequel, perché innanzitutto dovremmo vedere, insomma, e cercare, i risultati di, cercare di capire anche il gradimento, perché certo, certo. Se posso, quello che volevo dire, noi ci siamo messi in gioco. Quasi quasi uno ci crederebbe. Andiamo avanti, sì, andiamo avanti. No, nel senso che ci siamo messi in gioco, abbiamo giusto. Voluto fare questa cosa, diciamo, diversa, almeno per lo scenario, diciamo, della provincia di Ragusa. L'idea deliziosa, sono sicuro che siete deliziosi. E sono sicuro che la gente piacerà, perché comunque è una prova coraggiosamente innovativa, e questo bisogna dare. Sicuramente vedere. L'intento era questo, infatti volevo dire questo, cioè volevamo metterci in gioco innanzitutto noi stessi, poi potremo piacere, per i ruoli che facciamo potremo non piacere, potrà piacere il prodotto così come è stato confezionato, potrà non piacere, ma di certo abbiamo e ci siamo messi in gioco cercando di fare qualcosa di nuovo. Ma volevo ringraziare, se posso, e non è un panegirico, una televisione che non solo è tra le più antiche d'Italia, no, la più antica d'Italia, via, ecco, Etere. Quindi prendo la prima scuola, via Etere, perché parliamo del 75, che appunto non solo è la più antica d'Italia, ma anche in questo caso è stata la televisione che ci ha permesso di poter portare avanti questo progetto e farlo vedere il 5, e quindi senza Teleblea noi qui non ci saremmo, e forse magari non ci sarei neanche io, il che magari può essere più positivo. Non ci sarebbe neanche quella che viene dopo, e che poi è un problema, quindi meglio che ci sono io, almeno arrivo allora, anche dopo. Allora Francesco, andiamo a chiudere. Detto questo, poi tra l'altro ora poi il resto quello che resta da dire lo diremo con lo spirito successivo, ma mi sembra comunque il punto nodale, a parte ti ringrazio per la sensibilità mostrata nei confronti della nostra emittente, il punto nodale sia che è bello che ancora oggi, in cui il mondo, tu senti dire oggi ci sono i social, non ha più senso niente, balle, se hai un prodotto che merita, e mi auguro, non l'ho visto ancora, ma sono sicuro che questo merita, puoi ancora rifarti e andare sulla strada della vecchia antica
E credetemi, difficile da dimenticare televisione. Dipende solo se hai idee o se invece ti limiti a copiare male quello che hanno fatto gli altri. Beh, di certo sicuramente una cosa positiva che io mi auguro è che le persone, soprattutto i giovani, si mettano sempre in gioco e che portino avanti sempre idee nuove. Perché la differenza, dico sempre, tra un artigiano e un artista è che l'artista magari produce cose nuove, l'artigiano riproduce. Però a volte se si riproduce male è meglio non riprodurre e se si crea male è meglio non creare. Ragazzi, dopo questo io non ho nient'altro da fare perché ha chiuso proprio. Questo succede solo su Teleblea. Lo facciamo andare anche perché giustamente l'altra metà delle... Che non è la mia metà ufficiale, no, chiariamolo, perché l'altra metà in pigiama, eccetera, eccetera. L'altra in pigiama. Attende, quindi Francesco Grazzi, e adesso facciamo entrare la tizia, l'annunzi tu, annunziala, si chiama. Faccio l'annunzio del Papa? Sì, fai l'annunzio. Liliana Beninato? Perfetto, facciamo entrare lei. Grazie, grazie Gianni, a Francesco, grazie a appuntamento a domenica alle... Alle ore 21 su 110. Teleblea, canale 110 e su streaming anche su teleblea.it. Benissimo, giusto? Grazie, credo.com. Credo.com? Credo.com. Ok, credo. Se non funziona it, fate com. Grazie. Dal 5 novembre, tutte le domeniche alle ore 21 su Teleblea, canale 110. Ed eccoci qui con la seconda parte, l'altra metà del letto, non del cielo, anche del cielo perché è una fanciulla anche simpatica. Allora, Liliana Beninato che mi crea il problema di stabilire, dopo che abbiamo parlato prima, che cosa le posso chiedere, ma io le ho l'idea. Allora, la domanda è questa. Faccia quello che vuole, può chiedere. Il pigiama era... tipo baby doll, pigiamino casto, che pigiama era? Il pigiama era coperto fino a qua e possibilmente si potevamo metterci il cappuccio. Col cappellissimo, quindi nessuno si può lamentare a riguardo. Nessuno si può lamentare. I bottoni erano tutti abbottonati, il pigiama era coperto. Quindi mettiamo in testa, voi la vedrete come la vedremo tutti da domenica, ma speranze di niente. Non lo so se Davide ha fatto qualche inquadratura. Per quanto faccia le inquadrature, se i bottoni nessuno li sbottona, può fare quello che vuole. Ora, al di là di questo, dello scherzo, che comunque è importante, la domanda fondamentale invece è un'altra. Io non l'ho chiesta a lui per chiederlo alla controparte femminile. Io credo che sia fondamentale, lei ha fatto anche televisione parecchio tempo, per chi fa questo lavoro, anche se lo facciamo, abbiamo fatto in modo diverso, per esempio io... No, non amo le scalette, è giustamente più abituato a lavorare in questo, ma il punto fondamentale è questo: va tutto bene e te ne accorgi che gli angoli sono smussati e la carburazione funziona fino al momento in cui, pur essendo routine, avendo i problemi delle regole che sono ferree anche per chi lo fa senza, credimi, sono ancora peggio, se uno riesce a divertirsi, quando è... E c'è un momento al di là del quale è uno spartiacque. Se continui a divertirti dopo quel punto in là, vuol dire che la cosa va bene. Cos'è successo in questo? Ci siamo divertiti. Quindi spero che questa cosa sia arrivi poi alla gente quando domenica andremo in onda. Comunque ci siamo divertiti, c'è stato lo scherzo, c'eravamo noi. Non c'è nessuna maschera, non abbiamo interpretato personaggi perché in realtà è... quello che è accaduto dentro quella camera da letto è quello che noi siamo fuori, quindi questo scherzo continuo. Io rimprovero Francesco anche fuori dalle telecamere, sì, questo non me ne voglia Francesco. Posso garantirlo perché nei 5 minuti che ci siamo visti lo ha rimproverato, che il termine non è quello esatto, 3 o 4 volte. In maniera benevola. In maniera benevola. Come adoro Piero Pisana che ha collaborato con noi, per me è una spalla fondamentale. Con il regista ci siamo trovati benissimo, d'accordo, ci capivamo a colpo d'occhio. E abbiamo avuto una bella intesa, ma lì dentro la cosa importante poi è stata la dinamica, il divertimento. Abbiamo riso tanto, sì. Ci siamo presi in giro. Ma Liliana, è stato un lavoro work in progress o era già... Cioè, quanto c'è in ogni puntata, chiamiamolo così, di improvvisazione? C'è un canovaccio,
C'è un copione invece esatto com'era il discorso? Allora, facciamo così. Io non sono abituata ad avere il canovaccio scritto, anche se comunque ci abbiamo lavorato. Sono stati due mesi dell'arte fino a un certo punto. Infatti, siamo stati 2 mesi a stilare il canovaccio, quindi comunque un copione c'era. Poi anche il regista si accorgerà che le battute che avevamo deciso poi non sono state riportate in quello anche che... Anche perché poi poverino tra i primi piani dovete stabilire piani corti, piani lunghi o primi piani, diventa pazzo se poi non glielo rispettate più o meno. Sì, però il vizio dell'improvvisazione è il nostro, abbiamo improvvisato parecchio. E forse quando poi ci siamo lasciati andare, quindi abbiamo improvvisato, abbiamo giocato, abbiamo scherzato, poi ne sono uscite le scene più divertenti. Quindi invito proprio anche la gente che ci segue da casa a guardare le puntate, ma a divertirsi con noi. I bigodini erano messi sul momento, erano sempre gli stessi. Guardate, sono stati messi bigodini, cetrioli, maschere oscene. Ah, cetrioli, sì. Cose me le hanno fatte di bella tutti la maschera con cetriolo, è bellissima, è un classico. Tutti i film di Hollywood ci sono straordinarie donne con la maschera di cetriolo. Proprio amare una donna con la maschera del cetriolo ce le vuole, ragazzi. Proprio è uscito il peggio che c'era in me, veramente. Però bello, sì, sì. Sì, sì, perfetto. Questi bigodini dovrò metterli più spesso. Sì, proprio questi, poi in particolare perché sono quelli, proprio non si vedono per nulla. Allora, detto questo, è il terzo personaggio. Sì. Che percentuale ha in questo lavoro? Il terzo personaggio l'ho coinvolto io e ha un ruolo importante, perché quando arriva il terzo personaggio si ride. E si ride sempre tra di noi, ma quando arriva il terzo personaggio è quella in più. È quello che completa l'opera e già immaginavo, comunque un grande attore, artista, Piero Pisano è conosciuto nelle nostre zone, un'intesa pazzesca che ha avuto subito con noi, con me, perché abbiamo lavorato per 7 anni assieme e quindi, tutti i giorni, diciamo che era normale. Ma anche con Francesco proprio si è trovato, ha un ruolo fondamentale perché ci dava l'ingresso all'argomento, perché parleremo anche di argomenti durante la sitcom. E ci dava il là, ci dava anche la nota stonata quando diventavamo troppo seri e quindi diciamo, tornavamo a ridere. Diciamo, detto il lavoro del teatro è quello che dettava i tempi. Sì, sì. Ma andando verso la parte conclusiva, sì. Queste quanto sono 8? 8 puntate. Non sappiamo, diciamo 8 per ora, speriamo che allunghi, che il brodo possa essere allungato rimanendo sempre un brodo sostanzioso, okay. Questo è il mio augurio. È una coppia, sono marito e moglie, comunque è una coppia questi due, sì. No? Anche perché normalmente non è uno proprio in pigiama ti ha sotto le coperte se non sono in qualche modo coppie, di solito. Ma alla fine è un inno alla coppia o un inno alla coppia che è meglio che non sia coppia? È comunque un inno alla coppia. Quindi diciamo, c'è una nota di positività. Eh sì, ma perché poi i battibecchi accadono nel letto. Leviamo quello. Infatti, in realtà quello che accade dentro il letto è quello che accade secondo me a tutte le coppie. Io sono sposata e quindi... io ho 39 anni quasi. Quindi. Io da un po' di meno, però il battibecco a letto, le cose fatte male. Come dicono gli addetti ai lavori, è un must. Sì, però comunque sia un inno alla coppia, alla bellezza della coppia che ride, si prende in giro, scherza, ma che comunque rimane sempre coppia. E quindi come tale persone che si volevano bene. Sì. Detto questo, io penso che possiamo andare a chiudere, ma ancora c'è da dire, detto che è la domenica, eccetera, eccetera, è detto che i personaggi sono divertiti, perché se così non fosse, lo spettatore se ne accorgerebbe dopo... Diciamo dopo 30 secondi uno sbaliziato e dopo un minuto e mezzo uno meno. Aspettiamo i commenti, abbiamo la pagina Facebook. La pagina Facebook, perché bisogna essere social, se no è inutile essere. Ma di là di questo, il problema è l'idea, lui dice volevate fare un'altra cosa eccetera eccetera, ma quando uno parte per un'idea poi man mano per strada cambia, c'è comunque anche in questo uno spartiacque. Fino a un certo punto uno dice, avrei potuto o avrei dovuto fare quell'altra cosa. C'è un momento dal quale in avanti dice, porca miseria, ho fatto bene. Sì, ed è quello che è successo a noi. Noi eravamo partiti
forse per forma mentis mia abituata comunque, certo, a dirette, scalette, un'altra cosa diversa, certo. No, però ma non è solo quello, che abituata a condurre un programma televisivo è diverso che fare praticamente l'attore, è una cosa diversa. Quindi all'inizio era diventata quasi un programma, l'idea era di un programma televisivo a due mani, però interpretando dei ruoli. Poi alla fine invece scrivendo proprio il copione e prendendoci in giro mentre scrivevamo, perché molte cose sono state scritte proprio al computer mentre parlavamo, quindi avevamo proprio fatica perché eravamo veloci, ci siamo resi conto che era diventata una sitcom a tutti gli effetti, che era divertente e che col senno di poi, adesso finite le registrazioni, non le ho ancora viste montate, e penso vada, sia un buon prodotto. E penso che abbiamo fatto proprio bene. Benissimo, e allora, parafrasando quello che dice il mio caro amico Monomania, hanno fatto le cose parlando e toccando anche argomenti seri, riuscendo a non prendersi mai sul serio. E questo, secondo me, è la ricetta per avere sempre un prodotto che vale la pena. Da domenica sera alle 20.30 su Teleblea, canale 110. Grazie a Liliana e vi salutiamo. Grazie. Con due anticipi, alle 18 Bologna-Crotone, alle 20.45 il derby Genoa-Sampdoria, domani all'ora di pranzo alle 12.30 Inter-Torino, alle 15 Cagliari-Verona, Chievo-Napoli, Fiorentina-Roma, Juventus-Benevento, Lazio-Udinese, Atalanta-Spal si gioca alle 18, alle 20.45 il Sassuolo contro il Milan, Napoli al comando con 31 punti, Inter 29, Juventus e Lazio a quota 28. Pescara-Palermo è finita 2-2, era l'anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie B. Oggi sono previste le altre partite, tranne Empoli-Spezia, che si gioca domani alle 17.30, e Perugia-Avellino in programma lunedì 6 novembre alle 20.30. Il Palermo rafforza il suo primato, sale a 22 punti, Empoli, Frosinone e Parma sono a quota 20. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi i programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 7.30. Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza. Previsioni del tempo, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Cari amici, benvenuti. Nelle prossime ore deboli isolati piovaschi possibili su pianure del nord ed inoltre su Liguria di Levante e tra Umbria e Marche. In genere buono altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani molte nubi al centro-nord con cielo a tratti coperto, isolate piogge su Liguria centro-orientale su pianure del nord. Ampio soleggiamento al sud con cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio peggiorerà poi al nord-ovest con precipitazioni più diffuse ma disturbi anche al nord est, cielo irregolarmente nuvoloso al centro, sereno al sud. È tutto, sono le previsioni di ilmeteo.it. Ci risentiamo domattina, buonanotte o buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Nient'altro se non al mare, torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare, scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire quelle storie da cortile. We don't laugh anymore, what was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Questa è Teleiblea.
gonne nuove dall'usato. Continua ancora per pochi giorni la promozione del gruppo Scar di Ragusa sulle vetture usate, aziendali e non. È il momento di cambiare. Alla Scar di Ragusa troverai auto di tutte le marche, selezionate e garantite, a prezzi convenienti e facilitati. Visita il nostro reparto usato dove ogni auto riporta...